Stai ascoltando Radio Medimex 2024. Bonus tracks, playlist e speciali di approfondimento su artisti, panel, workshop. Buonasera e benvenuti a questo incontro di Medimex 2024. Benvenuti, io sono Dario Falcini di Rockit. E questa sera siamo parecchio fortunati perché stiamo per fare la conoscenza di una band tra le più interessanti del panorama nazionale, ma non solo, sentiremo quello che hanno da dirci, ma sentiremo anche quello che hanno da cantarci. Gli strumenti che vedete qua montati fra poco saranno utilizzati dai due ragazzi che sto per chiamare sul palco, e quindi arrivano Alessandro e Mario, a.k.a. i Santi Francesi. Applauso più che meritato, e sono abbastanza sicuro che ne farete uno ancora più grande fra tre minuti e mezzo circa, quando sarà terminata la loro esibizione del primo brano che ci suoneranno questa sera, che è Occhi Tristi, i Santi Francesi. Buonasera a tutti quanti. L'originale, non so cosa è successo con la tastiera. C'è stato un problema prima di iniziare a fare l'esibizione, per cui la tastiera era picciata in un'altra direzione, ma credo ve ne siate accorti tutti quanti che stavo gridando come un pazzo, non era per niente naturale questa cosa. Scusami, l'ho fatto apposta in realtà. Grazie! Ok. Vai con la seconda. Oggi va così, va bene. Il caldo, esatto, raga, esatto. Il caldo. Scusami. Penso, ok, vai.
dormirò in un'altra città, tornerò spaccato a metà, ridi anche se so che fai finta, e aspettiamo domani. Oh, 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 oh. Mi odi anche se so che fai finta, ci vediamo domani per chiederci scusa. Sarebbe simile a quel fiore che ti piace, e come un pazzo celebrarti sottovoce, finirò le fiamme come le streghe e le persone stanche. Dormirò in un'altra città, tornerò spaccato a metà, ridi anche se so che fai finta, aspettiamo. Vestito più nero, la mente che parte, la nausea di giorni, mi sfero nello specchio e capisco che noi siamo gli occhi più tristi. Dormirò in un'altra città, tornerò spaccato a metà, ridi anche se so che fai finta. Grazie. Eccoci, prendetevi i vostri tempi e poi raggiungetemi qua. Mario, Alessandro e Santi Francesi, facciamo una chiacchierata con loro, ci ascoltiamo degli altri pezzi. La biografia non la faccio perché c'è Wikipedia per quello. E dopodiché sono sicuro che li conoscete, sono giovani eppure hanno già una carriera e una discografia più che interessante di cui chiacchierare assieme. Li avete visti all'ultimo Festival di Sanremo, hanno vinto X Factor, avete partecipato a tutti i talent che ci sono in Italia, è una vostra definizione che l'ho sentita proprio dalla vostra bocca prima e mi è piaciuta moltissimo. Poi ne parliamo. Mancava The Voice. È vero, come mai? Perché c'era già, non eravate né senior né kids, siete rimasti un a po' metà, in quel limbo. Potevamo. Siete rimasti fregati. Bello questo momento di prima, come, cioè, l'avete gestita molto bene? Chiedo se. Stavo morendo io, ragazzi. Chiedo se capita spesso e come si gestiscono momenti così, perché è molto prezioso in realtà. Qui a Medimax parliamo anche di carriere, ci sono ragazzi giovani che vengono a fare dei campus di songwriting e anche di produzioni e di esecuzioni. Ecco, passare attraverso momenti come questi fa la differenza all'interno di un percorso. Certo, vai. No, non era mai capitato, anzi, mi dispiace ancora. Figurati. È stato, tra l'altro, incredibile perché... Io non ho capito come ho fatto, tra l'altro, a prenderle. È stato bellissimo. Erano decisamente troppo note, troppo alte quelle note che stavo cantando. Sì. E ho detto, cosa faccio? Mi fermo o continuo a gridare come un matto fino alla fine dell'esibizione? A un certo punto ho detto... Chi se n'era accorto? Grazie, a una certa me ne sareste accorti perché sarei svenuto proprio così davanti a tutti quanti, quindi ho detto no, mi fermo un attimo. È capitato un altro paio di volte, mi ricordo... È successo una volta... A Milano? Avevo messo la bottiglietta d'acqua sulla sua tastiera, sulla Nord, mentre stava facendo l'esibizione,
chiaramente Mario si prende bene, inizia a suonare un po' più gasato, cade la bottiglia d'acqua sui tasti, senti... Quello è un problema. Però fortunatamente ci siamo scassati dalle risate e siamo riusciti a risolverlo. Un altro evento incredibile, c'erano le sequenze a un certo punto che hanno deciso di andare tutto un quarto prima. Quindi a un certo punto abbiamo suonato tutti e tre, perché c'era anche il batterista, un quarto prima, e non so cosa, come sia stato possibile. Però di base il concetto è che... continuare dritti. Ti può succedere, quindi la cosa migliore è se fa ridere, fermarsi, ridere e dire scusate ragazzi abbiamo vaneggiato e riparti. Se nel momento in cui magari ti capita invece tiri la stecca, fai quelle cose lì. Di caso per caso. Esatto, non puoi fare niente, più che altro se parto con una nota sbagliata me ne accorgete tutti quanti e non è che posso risolverla in qualche modo, posso provare a cantare meglio il resto. Ok, chiudiamolo dopo la prossima domanda, l'angolo delle sfighe o dei problemi tecnici, nel senso che voi siete reduci da una serata, quella di ieri, in cui dovevate iniziare il vostro tour, che è un tour molto ricco e molto importante, che passerà dalla Puglia il 26 luglio alla Festa del Mare di Molla di Bari, ok? Ci sono un sacco di altre date, ma giustamente vi dico quella più vicina a voi. Poi c'è anche un tour autunnale dopo nei club. Fatto sta che la prima data era una data importante, non solo perché era la prima, ma perché era la data di casa a Ivrea, loro sono piemontesi, e il festival dove dovevano esibirsi è un festival quasi leggendario del territorio piemontese, Apolide. C'è stato questo piccolo inconveniente sotto forma di tromba d'aria. Un piccolo tifone che è arrivato all'improvviso e sì, purtroppo un misto di sfortune, anche queste sono cose che capitano. A noi forse c'era successo solo un'altra volta, mi ricordo una data ad Empoli, tra l'altro il giorno del mio compleanno doveva essere, e la mattina ci hanno detto che era stata annullata. Quella è una sensazione terrificante comunque. Cioè, voi come l'avete passata la giornata di ieri in attesa di capire se si potesse suonare o no? Come funziona in questi casi? È stato molto veloce in realtà ieri perché, come dicevamo prima, noi abbiamo fatto il soundcheck, abbiamo fatto tutto il nostro procedimento, poi io sono tornato a casa mia, Mario è tornato a casa sua, tra l'altro abbiamo i parenti, quindi siamo tornati ognuno a casa propria, e questo tifone si è abbattuto su Ivrea, quindi eravamo alle finestre a guardare fuori, cercando di capire se si potesse effettivamente fare il concerto. 20 minuti dopo circa ci hanno detto che era tutto annullato perché ha fatto dei danni mostruosi. Ok, questo è potrebbe succedere ahimè più spesso, o perlomeno la Terra sembra mandare segnali di questo tipo. È un problema che non riguarda solo la musica live, ma è un problema che riguarda anche la musica live, perché quando si fanno degli investimenti molto importanti su 2-3 giornate segnate col rosso un anno prima sul calendario, quando poi avvengono queste cose anche dal punto di vista dei promoter, degli organizzatori, che sono delle altre figure centrali qui a Merimax, diciamo che è un problema molto grande. Che momento è per la musica dal vivo in Italia? Voi lo avete capito, nel senso che ci sono dei segnali molto positivi, sicuramente da un punto di vista dei numeri, ci sono altri segnali meno positivi, nel senso che comincia ad esserci la sensazione che qualcosa stia scricchiolando invece per i più piccolini, da un punto di vista, parlo da un punto di vista degli organizzatori, di club piccoli, eccetera, eccetera. Voi avete capito esattamente qual è la temperatura, avete preso il polso della musica dal vivo? È difficile. Noi come artisti siamo nella fascia dei piccolini, in realtà, per quanto riguarda i numeri che facciamo, che riusciamo a fare dal vivo. Quindi sì, c'è da dire che ci sono un miliardo di artisti, un miliardo di concerti, e bisogna avere anche poi i soldi per comprare tutti questi biglietti e andarli a vedere tutti questi concerti. È un momento strano. Sono d'accordo sul fatto che ci sono indicazioni positive, ci sono delle vibe positive, e dipende anche dal genere, secondo me, perché quando si parla di genere pop soprattutto, è cambiato moltissimo il pubblico rispetto a 15 anni fa, che tu lo saprai meglio di noi probabilmente, e quindi da un punto di vista dei numeri sicuramente... Quindi ci stava dando del vecchio. Esatto, okay. Siamo piemontesi entrambi, quindi ci capiamo. Scusa. Ci sono tante persone che fanno dei numeri giganteschi, molto spesso vedi un pubblico non dico poco attento, però questa cosa
a me viene l'orticaria in realtà a parlarne, però il fatto di comunque filmare il telefonino eccetera eccetera, che la cosa più importante per me è il fatto che se tu hai il telefono in mano quando sei a un concerto ti manca una mano per applaudire, e quindi abbiamo notato un sacco di volte ai concerti che c'è talmente tanta gente con il telefono in mano a fare i video che poi finisce la canzone, l'applauso è così finito. E per chi sta sul palco è abbastanza tremendo. È strano, noi non abbiamo ancora mai fatto dei concerti giganteschi in cui magari vedi una folla di 40.000 persone e senti un applauso di 6 secondi, molto molto sciapo. E speriamo non ci capiti mai in realtà. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? La tendenza, non so, sto notando questa cosa che in questi, nonostante tutto, questa disattenzione che hai messo in evidenza tu adesso, forse c'è un filo di ritorno un po' alle grandi band, comunque a suonare le cose live, nonostante magari tu sia un solista o di base non faccia musica suonata, molte persone stanno tornando a suonare le cose live con più strumentistiche, è una cosa secondo me molto molto bella per i festival, soprattutto perché noi stessi sentiamo la necessità live di, non siamo in due, siamo in tre in realtà nel tour, perché ci piace sentire la batteria, le cose suonate, quindi sento questa tendenza che secondo me è una buona cosa. Ok? A posto? Ok. Volevo chiedervi se questo è il tour più importante della vostra vita. Come ci si sente, al di là della sfiga di ieri sera, prima del tour più importante della propria vita, e come ci si prepara al tour più importante della propria vita? Poi mi dite che non lo è, e quindi la domanda cade tutta. Mezzo. Nel senso che ogni tour è sempre importante, sempre super emozionante. Secondo me quello più importante della nostra vita finora sarà quello che poi faremo in autunno, effettivamente. Perché ci saranno pubblicazioni nuove, ci sarà forse probabilmente un primo vero e proprio album pubblicato da dopo X Factor, quindi sarà tutto un po' più nuovo, tutto più strano anche per noi, più divertente perché cambia il tuo repertorio, cambiano le canzoni che suoni, ti diverti anche proprio di più. E come ci si prepara, Mario? Forse non l'abbiamo ancora capito totalmente, stiamo no. Sperimentando, il nostro primo tour vero è stato l'anno scorso dopo X Factor, quindi lo stiamo ancora imparando anche noi. Quello che facciamo noi e che vogliamo fare è dare alla gente qualcosa di diverso dall'album, quindi prendere i pezzi e rigirarli al contrario, perché pensiamo unirli, dividerli, spalmarli in tutta la scaletta, fare tante scalette diverse, ci sentiamo di dover dare questa cosa e non semplicemente mettere il CD live e la base e una che canta sotto, cioè nel senso non ci piace, facciamo tanti cover, quindi per noi vuol dire questo, forse semplicemente dare ancora un'altra dimensione, qualcosa in più rispetto all'album. Ok, allora la popolarità in generale, l'esistenza proprio di una persona o di un artista oggi è decretata da ciò che compare su internet, che poi è la fonte di informazione di tutti. Parliamo di intelligenza artificiale qui a Medimax. Volevo capire se voi, quando è stato il momento in cui la prima ricerca, quando scrivevi Santi Francesi, apparivate voi e non più Massimino da Besançon oppure Guido di Tours o cose del genere, ve ne siete resi conto che è successo questo passato? C'è stato un po' di anni fa, un paio di anni fa, non mi ricordo qual era la prima cosa che compariva su Google. Santi Francesi? Sì. Massimino da Besançon? No, una volta delle foto nostre brutte, molto brutte, che tra l'altro non ho mai capito da perché a un certo punto quando tu cerchi Santi Francesi capita a volte che la prima foto è una foto totalmente a caso, che non si capisce da dove è stata presa, in cui siamo entrambi... È strano, però... Esistono apposta le aziende che cercano di fare in modo di cambiare informazioni o anche fotografie, però costano un sacco di soldi per fare questa cosa, quindi lasciate perdere. Va bene così, va bene, una foto storta. A proposito di TIC che la rete... tramanda all'infinito, voi per tutto internet, compreso Rockit, che è il portale per cui lavoro io, siete un gruppo che fa hard pop, lo sapete? Ma soprattutto sì. Cos'è l'hard pop? Niente, come... tutti, cioè se voi andate a cercare Santi Francesi non c'è un singolo articolo che non dica che loro fanno hard pop. Evidentemente è piaciuta questa cosa che è uscita a caso. Totalmente a caso, eravamo... Dov'era? X Factor? Audition o Bootcamp? Non mi ricordo, comunque... Siamo usciti dal palco, io ho ancora gli nervi addosso, quindi Ale non sentiva niente.
e non mi ricordo chi dei quattro giudici a un certo punto ha tirato fuori questa definizione di art pop e ha fatto, sai che c'è? Bella, teniamolo. Quindi semplicemente probabilmente in un'intervista abbiamo, dopo questa cosa abbiamo detto che ne fate art pop. Finito. È partito così. Non so poi cosa significa in realtà, forse semplicemente di base pop, però un po' di lato, non so come spiegartelo. Però vi sentite ancora rappresentati in qualche... cioè, non sapete cosa vuol dire, ma vi rappresenta. È difficile, semplicemente il suono, come diceva Mario adesso, noi prettamente facciamo pop, quello che esce dal nostro progetto è sempre pop. Spesso magari ci sono delle produzioni un po' più aggressive o dei suoni che non, magari non fanno parte del pop più radiofonico, magari, e quindi hard sta ben di fianco, ma potrebbe essere qualunque cosa. E sai anche tu benissimo che è difficilissimo dare una direzione precisa a livello verbale, quantomeno. Non saprei dirti, perché ascoltando voi il disco che uscirà ci saranno brani che sono molto rock, brani totalmente acustici, brani totalmente elettronici, quindi che genere fai effettivamente? Che poi è sempre stato il nostro problema, da quando abbiamo iniziato a suonare fino all'altro ieri. Un problema? Chi ve lo imputa come un problema? Chiaramente il primo talent che abbiamo fatto, comunque nel rapporto con le discografiche, ci è capitato spesso di sentirci dire chi siete, che cosa fate. E se a quella domanda tu riesci a rispondere non lo so, e non mi importa, nel senso non te lo devo dire a parole, facciamo musica, scriviamo le canzoni, e ti piacciono le canzoni bene, non ti piacciono, pace, perché ti devo dare per forza un genere? Però credo che sia semplicemente figlio del fatto che è tutto più semplice se dai un pacchetto che va in un'unica direzione e tutti sanno guardarlo, prenderlo e metterlo lì, è più comodo. Però per comodo per cosa? Per fare più soldi, forse. Okay, questa è, cioè, immagino che in parte ci sia sempre stata, ma che è una tendenza che va a peggiorare, cioè una deriva dei nostri tempi, questa secondo voi? Secondo me sì, però sono curioso di sentire la vostra. Sì, anche secondo me. Sicuramente c'è sempre stata, non c'è troppo da fare i nostalgici, però sì, i social, tutto questo arrivismo, tutta questa voglia di correre che abbiamo tutti quanti, sicuramente vedo solo numeri. Io non ci sono più su Instagram, però ogni volta che mi capita di rientrare, spesso guardi anche le pagine degli altri artisti e si parla solo di numeri, i siti, gli articoli, numeri, che numeri hai fatto, quanti stream, i più streamati, i più grandi, i più numeri, ovunque. Non so di cosa è il frutto, cioè si parla di un discorso gigante perché alla fine è il profitto, il punto finale, no? Il punto d'arrivo. Però è pericoloso per gli artisti, pericoloso per noi come pericoloso per tutti gli altri, soprattutto quando sei ancora, noi siamo giovani ma ancora più giovani di noi. Perché non ci sei più su Instagram? Io? Perché non sono capace. Mi sono reso conto a un certo punto che Instagram, come tutti i social, hanno tantissime potenzialità, sicuramente, a un certo punto mi sono reso conto che fornivano a me una quantità di input, non positivi o negativi, una quantità di input che io non riesco a gestire, voglio sapere meno cose. Ho provato a togliermi e sono stato bene, e quindi ho detto perché no, non è necessario, quindi posso vivere senza. È una cosa che la maggior parte delle volte mi fa o incazzare o venire alla depressione, perché c'è sempre qualcuno che vive meglio di te, che va più lontano di te, che fa tutto meglio di te. Io sono un compressato e quindi ho detto basta. È andato bene, tu che rapporto hai invece? Devo dire che per adesso non è che sto bene, però ce l'ho, lo tengo, non lo uso moltissimo, devo dire, come non usiamo molto neanche quello, diciamo, account antifrancesi. Sto sentendo, io sto iniziando a sentire, forse anche un po' influenzato da lui e dalla sua opinione, questa sorta di ansia che in realtà poi ho sempre percepito, però in questo periodo un po' di più, non so cosa farò nel futuro, non voglio pensarci. Però mi piace pensare che forse non sei l'unico a pensare questa cosa e che qualcosa succederà nel futuro, cioè qualcosa cambierà, perché non è sano. Come tutte le bolle esploderà, sì, no, anche quella. Forse non è vero niente, però credo che ci sia un'alternativa a questa cosa qua, a questo mondo. E poi noi l'abbiamo vissuto, noi al liceo non lo sapevamo, cioè, perché è una
nato, cioè esploso in circa, esatto, circa seconda, terza liceo, noi siamo nel 98-97, quindi abbiamo vissuto quella parte di mondo senza, quindi forse un po' sappiamo cosa vuol dire, ci ricordiamo, no? Poco perché eravamo più giovani, però forse un po' c'è la volontà di tornare indietro, tornare lì. Ok, allora sono andato a riprendermi delle vostre interviste vecchie dei tempi di X Factor, eccetera, eccetera. Ce n'è una veramente molto bella in cui, non ricordo se subito dopo, subito prima della vittoria, tu Alessandro in particolare dicevi io lavoravo o lavoro alla Decathlon mentre facevo musica, Mario faceva il programmatore, noi non abbiamo paura, cioè cosa abbiamo da perdere, dicevi, cioè stiamo facendo una cosa bella, se ci riusciamo bene, sappiamo com'è fatta la vita normale fuori, cioè abbiamo dei lavori normali. Ecco, forse ora ce l'avete qualcosa da perdere perché avete raggiunto degli obiettivi, come ci si sente? È meglio o peggio di prima? Bella domanda. Mi ricordo quell'intervista. Mi ricordo anche tra l'altro che per come era uscito poi nell'intervista sembrava che io lavorassi in miniera, poi vendevo racchette da Decathlon, fatto il cameriere, fatto dei lavori normalissimi come li abbiamo fatti tutti dopo la scuola. Hai qualcosa da perdere? Forse sono più le persone che ti guardano da fuori che pensano che tu possa avere qualcosa da perdere, perché dipende da quello che ti dici tu a te stesso, no? Noi secondo me ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito delle cose per la prima volta un annetto fa, l'estate scorsa, e abbiamo capito soprattutto cosa non volevamo essere, dove non volevamo andare. Quindi se il mio obiettivo non è avere il Maserati, il jet privato o la casa bellissima, ma è scrivere delle canzoni e vedere se piacciono a qualcuno, cos'è che perdo realmente se quelle canzoni non piacciono? Non stiamo salvando la vita a nessuno, scriviamo delle canzoni, è un lusso il fatto che tu ci possa guadagnare dei soldi, e quindi è una figata, il focus deve essere quello, e anche questo che nella bulimia di tutto ciò che ci succede intorno a volte non ci si pensa, no? Stai bene, stai facendo musica, stai solo facendo spettacolo, eppure siamo tutti quanti a cercare di fare un po' di più di quell'altro che ci sta passando di fianco. Quindi per me, lo dico sinceramente, non ho molto più da perdere rispetto a prima. Okay. E mi viene spontaneo chiedervi se avete voglia di approfondire quelle cose che un annetto fa avete capito. Chi non volete essere, dove non volete andare. Ti rendi conto a un certo punto, soprattutto se cerchi di farti strada nel panorama pop, ripeto questa parola che sta diventando orrenda, ma è così perché alla fine il genere è quello, che inizia a prendere per i fondelli le persone, inizia a prenderle in giro, perché nel momento in cui tu cambi, lo stiamo dicendo spesso ultimamente, un accordo, una parola, un suono in una produzione, qualunque cosa, perché la discografica quell'altro possa piacere più alle persone, mi stai prendendo in giro, non è più vero. Quindi un bel giorno ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto, ma facciamo questa cosa bella di dire la verità alle persone, per quanto possa essere magari meno rassicurante, meno confortante, punto primo. Punto secondo, cerchiamo di non avere fretta, proprio perché magari vieni dalla TV, rivai in TV con Sanremo, abbiamo esempi ovunque intorno di come funzionano queste cose, no? Di tutto l'hype che puoi avere, di dove ti può portare e di quanto giù puoi cadere una volta che sei così in alto. Quindi il discorso semplice è, se tu non dici palle alla gente, puoi esistere semplicemente, perché non ti sei messo la maschera addosso, sei tu fra 10 anni, stai dicendo la verità alle persone, ti piaccia o meno, ed è anche più facile da difendere. Potete fare un applauso. Ok, io ho riflettuto un pochino sul vostro percorso e anche sull'idea che io come giornalista, probabilmente che tante persone come pubblico si sono fatte di voi, il problema è che questo problema, una cosa che secondo me in qualche modo vi siete dovuti accollare contro la vostra volontà, è che queste botte di sovraesposizione che avete avuto in 3 tornate con Amici prima, con X Factor poi, con Sanremo in terza battuta,
È come se avessero legittimato tutti noi a pensare di conoscervi, a fare un sacco di supposizioni su chi siete, su chi dovete essere, su qual è il percorso ideale per voi, su quanto state recitando, quanto state invece facendo, siete semplicemente voi stessi. La vivete male questa cosa? No. Hai detto una bellissima cosa, innanzitutto, nel senso mi piace questo viaggio che hai fatto. Io credo che a livello, poi magari era solo una mia sensazione, no? Però come dici tu, soprattutto quando vai in TV, alla fine, quando vai in TV, quando fai talent, tutte queste cose si divide un po' non dico in due, però si divide in parti il pubblico che ti conosce, che ti segue. C'è una parte che inizia a seguirti magari in modo molto, molto caldo. Ce n'è tutta un'altra invece che ti guarda come se fosse uno scemo. Ed è anche abbastanza ampia, perché hai fatto un talent, hai fatto Sanremo, sei scemo. Perché sei andato in TV. E io questa cosa negli occhi delle persone la vedo e non mi prendo in giro. La vedo, me ne accorgo. Se mi stai parlando con aria di sufficienza, di supponenza, perché pensi che il fatto che abbiamo fatto un talent, due talent, anzi, pardon, più Sanremo voglia dire che ci siamo venduti con la parola incredibile o che siamo finti, alla fine cosa ti devo dire? Forse è meglio non porselo il problema, perché altrimenti ti pazzo. Cioè, se mi metto a pensare a quello che tutti quanti pensano di te, vai fuori di testa. È altro motivo per cui i social, cioè non riesco a pensarci a questa cosa. Se ci vediamo, se siamo l'uno davanti all'altro e mi dici sei un cretino, perché sono un cretino? Spiegamelo. E io ti rispondo, ok, però di preoccuparci per quello che pensano tutti, o no, io non la vivo particolarmente male. Vabbè, giusto, proprio era questa preoccupazione anche immediatamente prima di entrare in X Factor, ci abbiamo pensato un po', ci siamo guardati e abbiamo detto, ma vogliamo fare ancora una volta questo percorso, con il rischio che poi, non so, stiamo male entrambi. Però in realtà poi ci siamo di nuovo guardati in faccia e abbiamo detto, vabbè, questa potrebbe essere, perché potrebbe, non è detto una soluzione temporanea per abbandonare quello che stiamo facendo e dedicarci completamente alla musica, e quindi il focus è sempre quello alla fine. Quella è l'unica cosa che poi è una delle cose che ti salva poi, vedere le persone, quelle che effettivamente vengono ai concerti e che vogliono anche conoscerti, parlare con te e ti fanno capire quanto ci tengono e quanto magari serve la tua musica a loro, e quella forse poi sovrasta tutto il resto, no? E tutte le preoccupazioni e tutte le cose che puoi leggere sui social, non sui social, c'è una parte bella oltre a questa. Molto. Ci vuole una solidità mentale invidiabile per affrontare questo. Non lo so, forse un po' deriva anche da dove siamo venuti, e cioè seppur sembra che siamo conosciuti da un paio d'anni perché X Factor, Sanremo, quello che vuoi, però in realtà la gavetta ce la siamo fatti entrambi e sogniamo entrambi da più di 10 anni. È anche questione di educazione proprio, no, certo, anche nella tua famiglia. Cioè, sì. Però forse suonare lì quei posti a Ivrea, lui e Cornier, ti aiuta molto, cioè, non so, ti forma, la penso così. Tendenza a non aspettarsi nulla ce l'abbiamo sempre avuta quando siamo piccoli. Io sono stato educato a occupa meno spazio possibile, fai meno rumore possibile. Esagero manen, che è il grande motto piemontese. Esatto, stai calmo. Slow down. Vola basso, e alla fine voli basso, se cadi ti fai un po' meno male. Ma non è questione di non avere obiettivi o non sognare, perché poi nella nostra testa succedono delle cose folli e magari io vorrei fare delle cose pazzesche, però non te le dico. Senti, l'altra sera sul palco dello Spazio Porto, proprio all'interno degli showcase di Medimex, che sono una realtà bellissima, ho visto un vostro collega saltare, quasi fare dello stage diving su quel palco. Un vostro collega, nel senso un ex vincitore di X Factor, che ha una band, un progetto molto molto interessante, fa una sorta di rock hardcore melodico, cose così. E l'ho trovato meraviglioso, ho trovato veramente bello tutto questo. E dove sta l'essenza, o perlomeno dove la collocate voi, di quello che fate? Perché si può stare sul palco di X Factor così come su un palco di provincia ed essere felici allo stesso modo?
Dove sta? Sta nel fatto che sia il palco di X Factor, che sia il palco di provincia, stai su. Devi voler suonare nella vita, però, è quello. Devi voler suonare, non devi voler i soldi, il pubblico, la fama. Se hai voglia di suonare, che sia davanti a 30 persone, davanti a 100.000, è sempre la stessa cosa. Anzi, questa situazione per me è mille volte più difficile che davanti a 75.000 persone, sono molto più teso. Però è divertente, cioè se ti ascolti anche magari mentre dici le cose che dici, mentre suoni le cose che suoni, ti devi divertire, no? Sì. Stavo pensando. No, parlare, grazie. No, è che hai fatto una domanda molto complicata che forse però potrebbe avere una risposta in realtà molto semplice. No, stavo pensando quando hai fatto questa domanda alla motivazione per la quale ho incominciato io a suonare, immagino in parte anche Ale, poi oltre ad avere due padri entrambi molto fan della musica in generale, cultori di musica, ma non musicisti di lavoro. Semplicemente che, non lo so, vedevo delle persone che suonavano, in particolare io e mio cugino, e lo vedevo suonare e partire da un'altra parte. Per me quella cosa era strana, perché non lo so, non sembrava lì in quel momento. Questa cosa mi è sempre affascinato e quella cosa succede anche oggi, succede sul palco, succede davanti a 10 persone, a 30 persone, ed è bello, semplicemente questa è la cosa più banale che mi viene in mente, però ci sono altre motivazioni. Sì, vorrei passasse anche troppo il discorso, siamo dei santi, nel senso che va tutto bene, siamo dei grandi. Di base c'è del narciso, credo, in ogni artista. Una cosa super interessante, l'hai visto il documentario di Robbie Williams? Sì, certo. Una cosa bellissima che dice lui è che io non avevo mai sentito dire a nessun artista, è che quello che succede quando tu sei sul palco, ci sono delle persone sotto al palco che cantano, è innaturale. Non è una cosa naturale per l'essere umano. Il fatto che io sia qua e che delle altre persone davanti a me, sotto di me, cantino le cose che noi abbiamo scritto un anno fa, è naturale, è una cosa assurda, è dopante. Quindi c'è sicuramente anche una parte di faccio un concerto e prendo una quantità di energia mostruosa che poi mi posso portare a casa dalle persone che sto vedendo lì sotto. Un po' di compiacimento c'è in ogni artista, questa cosa solo per dire che non è tutto... La mia non è una cosa di compiacimento, è una questione che ti fa stare bene. No, no, certo. Proprio al di fuori del feedback, che poi è, come ho detto anche prima, è molto importante anche quello, cioè per vedere delle persone che vengono quasi ogni... Ci sono un po' di persone che continuiamo a vedere ogni data e ci chiediamo, ma raga, ma veramente, cioè, stai facendo per davvero? Questa cosa qua è pazzesca, perché se ci pensi è incredibile, a me fa piangere ogni volta questa cosa, è bellissimo. Quindi, niente, questo qua. Allora, parlavate all'inizio degli inizi, appunto, voi vi siete conosciuti al liceo, avete un anno di differenza, entrambi immagino già suonavate, ma tu in particolare stavi facendo uno stage da fonico in una sala prove, qual è la prima canzone che avete suonato assieme, ve lo ricordate? I primi accordi che avete fatto? Allora, in quei giorni abbiamo lavorato insieme a dei pezzi che erano della formazione prima, quindi non mi ricordo, meno male. Quindi non mi ricordo il pezzo giusto, forse mi ricordo la prima canzone che abbiamo scritto insieme, potrebbe essere Bianca? Io e te. O questa mia, anche quelle due. Era già scritta ancora prima, quella sempre con gli altri. Credo sia Bianca, che è una canzone contenuta nel nostro primo album che si chiama Tutti Manifesti. Quella è la prima canzone che abbiamo scritto insieme. Un ricordo assurdo di quel periodo, suonavamo in un magazzino di mio padre che aveva una ditta di impianti elettrici, in mezzo ai cavi con degli scappati di casa, chiaramente. Al freddo e al caldo perché non c'era climatizzazione, e andavamo in studio tutti i giorni e non facevamo niente in realtà, perché ci mettevamo a suonare e nella maggior parte dei casi non usciva niente. Poi mi ricordo che un giorno è uscito questo giro di accordi, ho provato a cantare sopra e per la prima volta insieme io e lui abbiamo scritto questo pezzo. Sì, e poi quell'album è stato registrato interamente nel garage, nel stesso garage, quindi è stato divertente. Molto. Allora, parlerei un pochino del tema di questa edizione di Medimex. Parliamo di AI, che ha molto a che fare con l'autorialità. Voi vi scrivete le vostre canzoni, avete dei collaboratori, da Pacifico a Cecilia,
ad altre persone con cui Antonio Filippelli, con cui scrivete le vostre canzoni. Riguardo alla possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare musica, per dirla con Umberto Eco, come vi ponete? Apocalittici o integrati? Vai tu, Mario. Ma secondo me in questi casi, come buona parte delle cose tecnologiche nuove che ci arrivano addosso, non è il caso, secondo me, di darlo solo in maniera tragica. Poi, in ambito artistico è facile, ci sta, se io credo, in questo siamo d'accordo, forse che è molto strano e pauroso che un'intelligenza artificiale possa scrivere una canzone in maniera quasi del tutto credibile. È anche vero che che bisogna dargli degli input, che a partire da zero costruisce una canzone o qualcosa, un concetto, un testo, ha bisogno di un input più o meno specifico. E non so cosa succederà, la mia paura è semplicemente la perdita in generale di potere decisionale da parte nostra, nel senso che a un certo punto quando l'intelligenza artificiale decide per te e non te ne accorgi, forse lì inizia il robot. Esatto, inizia un po' a dover prendere distanza, però da lì ad adesso c'è un po' di strada, secondo me. Ok, ve lo dico io cosa succede, nel senso che abbiamo fatto un laboratorio di produzione della fanzine digitale in questa giornata all'interno di Medimex con una serie di ragazzi, abbiamo affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto a ChatGPT di scrivere delle canzoni e dedicarle alla città che ci ospita, a Taranto, prendendo lo stile di alcuni degli artisti italiani. Allora, i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto Cartoline da Taranto, i CCCP hanno scritto Taranto, l'acciaio, il mare, secondo me l'avrebbero fatto davvero. I Club Dog hanno scritto Taranto State of Mind. Ci fa, mi sembra totalmente credibile. Ma soprattutto i santi francesi hanno scritto Nel cuore di Taranto, che inizia così. Nel cuore di Taranto, tra il sole e il mare, dove l'antico si mescola col nuovo a danzare, le strade raccontano di storie e di onori, di pescatori e di marinai, di sogni e di dolori. Vi leggo il chorus. O Taranto, culla di storia e tradizione, tra le mura antiche risuona la passione, un po' Carducci, una cosa così. È uno stornello. Esatto. Nelle piazze nei vicoli il cuore batte forte, o Taranto, tu sei la nostra fortezza e il nostro porto. Già troppo figa per i miei gusti. Che cosa avreste fatto davvero di tutto questo e che cosa no? Troppe rime rispetto a quelle che metti di solito. Esatto. grazie a ChatGPT, perché è molto più aulico di come tendo a scrivere i testi in realtà. Divertente. L'importante è questo, secondo me, che continui a essere una cosa divertente e che rimanga al servizio delle persone e che non sostituisca, quello che diceva prima Mario alla fine, no? Però è strana, questa cosa è molto strana. Strana tipo inquietante o strana tipo... Tutte e due, strana e eccitante. Incomincia ad esserlo, secondo me. Sì. Incomincia a essere inquietante, esatto. Sei in quel momento in cui dici... Occhio. Però anche eccitante. Scorsa settimana ho fatto un incidente con il motorino e ho fatto scrivere la denuncia a ChatGPT perché non c'ho voglia di farlo. Vedi che sei perfetto, però. Però su quello... Hai fatto bene. No, esatto, è un servizio. È un servizio che anche scrivere canzoni, però è un servizio che offre a me. Comunque, in qualche modo voi siete una delle prime band ad aver usato l'intelligenza artificiale, perché il titolo di una delle vostre canzoni più famose è L'amore in bocca, quello che avete portato a Sanremo, in realtà ve l'ha suggerito l'intelligenza, no? Raccontate un po' come è successo. Sì, è vero. Sì. Era un anno fa, sì, circa, e stavo scrivendo una nota sul telefono, molto banalmente, e in questa nota, a un certo punto della nota, c'era semplicemente la frase L'amaro in bocca. Dovevo scrivere L'amaro in bocca, ma non ricordo neanche cosa stessi scrivendo effettivamente. E nello scrivere male la parola amaro, il correttore ha deciso di scrivere l'amore. Quindi c'è stato proprio questo momento in cui ho guardato il telefono, l'amore in bocca. Bello! L'abbiamo tenuto lì un paio di mesi e poi proprio con Cecilia, che hai menzionato prima, che abbiamo visto anche qua, prima, da qualche parte, è uscito il pezzo nel giro di 5 ore circa. Ok, 29 però non intelligenza artificiale, cioè, ci sta comunque. Sì, ho fatto un po' un gran calderone, non c'entrano assolutamente niente, però mi concedete la licenza. Certo. Torniamo a Sanremo. Quando
Quando ho sentito che canzone portavate e con chi portavate e con chi l'avreste portata nella serata delle cover, credo anche di averlo scritto su Rock It. Spero di non averlo fatto, ma credo di averlo fatto. Sì, ho detto, ah, anche bravi i santi francesi che si suicidano in Mondovisione con questa scelta qua. Ho pensato veramente che foste completamente pazzi a portare Alleluia con lo Skin. E invece avete fatto qualcosa di strepitoso. Questo sono sicuro di averlo scritto dopo, nel senso comunque è stata una delle esibizioni migliori, è stata una roba veramente da lasciare senza fiato. Com'è che avete fatto questa pazzia? Grazie, questa cosa è molto bella. Molto bello scrivere delle cose e poi sentire il contrario e dirlo, quindi grazie. Allora, il concetto di cover per noi è sempre più o meno lo stesso. Cioè prenderla, ci piace soprattutto nel momento in cui è una canzone famosissima, perché ci sono moltissime versioni e quindi è carino l'idea di trovare una versione che ancora non c'è, no, di quella canzone, paradossalmente. E Alleluia in particolare per me è un pezzo a cui sono legato, lo canto da quando sono piccolo perché mi diverte proprio, è un capolavoro e non servo io per dirlo. E la cosa più importante secondo me è che Alleluia, da quando è uscita in tutte le versioni che è stata pubblicata, e si è sempre un po' travestita come una canzone di chiesa, o comunque una canzone sacra, solare, ok, d'amore. Se leggi il testo di Alleluia, tremendo, è di una tristezza infinita, parla della vita terrena, parla dell'orgasmo, parla della vita sessuale, dello scrivere canzoni. E ci siamo accorti che secondo noi, adesso dico una cagata gigante, non abbiamo ancora mai sentito una versione che tirasse fuori un po' più di quella parte struggle, tra virgolette, no, della canzone, quindi la tristezza, la disperazione che c'è effettivamente nella canzone. Forse solo Rufus Wainwright nell'ultima versione, però è proprio perché lui ha questa voce molto sofferente di suo, la tira un po' fuori. E ho guardato Mario, cos'era, novembre? Prima ancora di fare Sanremo Giovani, gli ho detto, se passiamo, sì, vorrei fare Alleluia. Mario ha reagito come te. Esattamente come te, si vede, no, legittimo. Non facciamo Alleluia, ti prego. No, fidati, guarda che viene bene. E alla fine mi sono fidato. E ci siamo immersi in questo viaggio. E poi in realtà Skin è arrivata all'ultimissimo. Non ci ha cagato nessuno. Nessuno voleva avere questa canzone, che ci poteva stare. E alla fine ha accettato Skin. Guarda, poi non dico chi, ma quanti ne avete contattati? Un po'. Non me lo ricordo il numero. 5-6, comunque, secondo me. E hanno detto Alleluia, qualche cazzo. Ci sono varie motivazioni, no, certo, anche e non disponibilità, semplicemente. Esatto, però comunque il fatto che fosse Alleluia e fosse il palco di Sanremo, secondo me a tanti poteva far dire suicidio. E serviva probabilmente, ma anche la cosa di Skin, eravamo in treno, stavamo andando a Roma, e io guardo tutti, raga, ma Skin? Non mi caga nessuno? Ma seriamente, proprio io dico questa cosa, non risponde nessuno. Io mi ricordo che non mi avete risposto. Due giorni dopo, raga, la Skin. E poi mi ricordo la nostra manager Ilaria, che dice, vabbè, proviamo. E a un certo punto, dopo un giro di telefonate, rientra nella nostra stanza in cui eravamo in quel momento e c'è un sorriso strano sulla faccia. Cosa è successo? Niente, non è ancora successo niente, però aspettiamo. Il giorno dopo Skin ha sentito la versione e ha accettato di venire a farla con noi. Follia, fantastico. Ecco, la maggior parte dei vostri colleghi non l'ha proprio interpretata allo stesso modo il concetto di serata delle cover. È stato un mix tra sagra di paese, fiera dell'autocompiacimento e dell'egoreferenzialità e cose così. Non vi faccio rispondere su questa cosa e mi assumo le responsabilità io di averlo sostenuto. Voi però avete un rapporto particolare con le cover, nel senso che in un vostro EP avete messo una canzoncina di musica leggera qualunque che si chiama Creep. È una canzone che è stata scritta da una band che si chiama Radiohead, che sotto un altro nome sarà sul palco questa sera sul lungomare, sì, a suonare. Che rapporto avete con quella band e se starete sotto quel palco questa sera? Beh sì, assolutamente sì, saremo sotto quel palco ad ascoltare Tommy Occhio Incredibile. In realtà io ho ascoltato soprattutto Radiohead, ma ultimamente molto molto Tommy Occhio in singolo, e quella cover è stata un po' anche lì un processo un po' strano. Eravamo nella nostra bolla,
nella nostra mansarda, volevo dire, che comunque è una bolla. Una bolla fisica. È uscita questa cover e eravamo molto spaventati, perché è il pezzo, e abbiamo deciso di farla il più semplice possibile, per piano e voce, perché per me era l'unica maniera di farlo, e non andare un po' con molta cautela. La stessa cosa quasi che abbiamo fatto con Alleluia, se ci pensi, cioè certo, il discorso è sempre quello. Però sì, non ci piace fare le cover uguali, non semplicemente perché non ha senso per noi, poi in realtà dipende anche dal momento, da cosa facciamo in quel momento, se live, cioè in tour facciamo qualche cover molto più fedele, originale. Però in quel caso secondo me è giusto dare la tua impressione, la tua visione di quel pezzo, e andata così. Sì, assurdo. Quello anche forse sì. un rischio gigantesco, che poi c'è tanto questa cosa dell'intoccabile nella musica. Non so se in giro per il mondo è così, in Italia c'è tantissimo, che prende questa cosa, no, non la puoi toccare. Noi non siamo mai tanto stati dell'idea, nel senso che è musica. Quindi toccala, magari fai schifo, magari ti viene malissimo, però l'intoccabile no, quindi ci abbiamo sempre provato quantomeno. Abbiamo anche fatto tanti test su un sacco di cose che sono venute molto male e che non abbiamo mai poi portato. Creep è stato divertente però, è stato bello. C'è un microfono, chi lo vuole? Domande, pubblico. Arriva. Si prepari qualcun altro dopo. Ciao, non voglio rompere il mood, però vi devo fare una domanda provocatoria. Vai. Prima avete detto che non sentite la responsabilità perché non salvate la vita a nessuno. Sì. Però io penso che la musica abbia salvato la vita a qualcuno, a tante persone, e sì. Pensare al fatto che la vostra musica stia salvando la vita a qualcuno non vi fa cambiare idea e sentire la responsabilità di questo? Ti dico la verità, no, perché comunque sia la nostra musica per me, poi Mario chiaramente dai la tua, la nostra musica per me sarà sempre quella, non sarà influenzata dal fatto che salvi o meno delle vite, no? Se lo fa, se aiuta, ben venga, è chiaramente una sensazione meravigliosa. E nel momento in cui arriva qualcuno, come diceva prima Mario, e ti lo dice, guarda che questa cosa qua mi sta aiutando, è una sensazione meravigliosa. Però, non lo so, forse sono stronzo, non so come dirlo in un altro modo, però non sento la responsabilità nei confronti del pubblico, e paradossalmente io proverei a tutelarla questa cosa, perché è giusto che tu sia lontano, secondo me, a livello di immaginario, è giusto che tu non dica tutto, è giusto che tu rimanga sulla tua strada e che tu decida per te stesso e per la tua musica, e che non faccia scegliere neanche il tuo pubblico, che secondo me poi è una cosa che ultimamente succede molto, che diamo tanto in mano al pubblico, diamo tantissime caramelle già scartate. Per me sarebbe molto figo cercare di ritornare, forse una volta era un po' più così, all'idea del vuoi scoprire una cosa? Vai in giro, cercala, vieni a prendere, no? Quello è il discorso per me, cercare di muovere le persone, non di lasciarle ferme dove stanno e fargli vedere una cosa. Quindi questa è una responsabilità che sento, non lo dico mai. Però la responsabilità che sento e che a volte mi fa pensare è quella, che io vorrei semplicemente spostare le persone, non regalare delle cose semplici già fatte. Spero di aver risposto alla tua domanda. Qua abbiamo una domanda. Intanto volevo chiederti il significato. L'amore in bocca, del titolo della canzone, una delle vostre canzoni, se non è. Sì. Giusto? Sì. E poi una domanda che io nel mio lavoro me la faccio sempre, domanda e poi incomincio a lavorare.
Avete mai cercato il vostro io prima di diventare un cantante, prima di esibirvi in un concerto oppure, come avete detto voi, in qualche locale da 30 persone? Avete cercato voi stessi prima di incominciare un concerto? Avete cercato voi stessi? Voi stessi. Oh, vai. Guarda, hai fatto una domanda che in realtà mi riporta a un momento preciso, che è l'esibizione di Creep dei Radiohead che abbiamo fatto a X Factor. E in quei casi, quando suoni in televisione nei tagli, soprattutto hai magari 90 secondi di tempo per fare la tua canzone. Una canzone come Creep, che è mostruosa, è difficile tradurla in così poco. Quindi ci devi entrare prima, che è esattamente quello che tu hai detto. Ho cercato, io mi ricordo proprio questo momento in cui entrambi in silenzio con le cuffie già, abbiamo cercato noi stessi in qualche modo. Io ho cercato dov'ero, qual era la mia posizione rispetto a quel brano, e mi ricordo tra l'altro che in quel caso io sono entrato, non mi ricordo cosa ho pensato e cosa mi ha toccato, ma quando abbiamo fatto quell'esibizione io sono entrato sul palco che praticamente mi stavo già trattenendo dal piangere, per altre ragioni probabilmente. Però sì, a volte succede. Il significato lo devi chiedere al T9 in realtà, il significato dell'amore in bocca. Esatto, l'ha deciso il telefono, però quello che noi abbiamo sempre detto è che è una sensazione, più una sensazione quello dell'amore in bocca, no? Il discorso è che quando incontri una persona, inizi magari a uscirci, ti stai palesemente innamorando e a un certo punto magari durante la serata finisce, quindi questa persona se ne va e tu rimani lì da solo. E hai capito? E magari non hai detto qualcosa, magari volevi dirlo meglio, sei rimasto con l'amore in bocca. A me ha suonato e quindi per me era quello il senso. Avete fatto due bellissime domande. Chi si assume la responsabilità di fare l'ultima prima di ascoltare un po' di musica? Qua, microfono. Esatto. Io volevo sapere soltanto se vi nutrite a livello artistico e non solo a livello musicale, diciamo, come se avete possibilità anche di avere dei confronti o degli incontri, cioè con altri artisti, ripeto, non solo del livello, diciamo, a livello musicale, ma un po' in generale, perché poi è una cosa che tanti anni fa succedeva, negli anni 70, 80, c'era questa commistione, no? Che oggi, proprio avete parlato di intelligenza artificiale, sembra quasi che diventi tutto molto più asettico, tutto molto autoreferenziale. Ecco, volevo sapere se vi nutrite di arte anche diversa. Stavo pensando, vai, ci sia tu. Questa cosa invece che hai chiesto mi fa pensare a un'intervista di David Bowie, in cui mi ricordo che lui ha dichiarato: io non ho una grandissima collezione di musica, non l'ascolto particolarmente, disegno, mi piace il cinema, mi piace mangiare, che per me è meraviglioso, perché è David Bowie che te lo sta dicendo, io non ascolto la musica. Lettore David Bowie accanitissimo. Esatto, cioè è importante la commistione secondo me fra più arti, e sicuramente noi guardiamo molti film, siamo molto attenti, cioè, al cinema, anche dal punto di vista delle mostre io cerco di starci attento, di andare a visitare quante più cose posso, che sono poi quasi sempre cose del passato, quindi che ci fanno tornare indietro di 200, 300, 400 anni anche in certi casi. Però ti devo dire la verità, la cosa che forse ci tocca di più è il mondo tangibile, reale, le scene più stupide anche in certi casi, più semplici, che ti vedi passare davanti costantemente, e ultimamente la fisica. Vai. Ci siamo molto appassionati di fisica, che sembra, in realtà percepiamo dell'arte in questa cosa, nonostante sia molto tangibile, appunto, è una cosa che si studia, di cui sappiamo e vediamo i fenomeni, però ci appassiona molto, non a livello chiaramente super complesso, però leggiamo Rovelli, siamo molto fan di Rovelli, e capire che siamo delle particelle minuscole visto in grandezza, cioè in un infinito spazio, ci fa... ci ispira molto questa cosa qua. Poi al di fuori di quello, volenti o nolenti, a un certo punto le tue influenze musicali si fanno sentire, quello che hai ascoltato da bambino, che ti hanno fatto sentire i tuoi genitori da ragazzo,
in qualche maniera entra quando sei in studio, a un certo punto arrivi e non sai come e perché, però succede e basta. La maggior parte che delle volte, scusa per tornare prima, che incontriamo un artista, in realtà in questo periodo soprattutto, mm-hmm. si tratta quasi sempre di un altro musicista. Il cinema ad esempio è un mondo che ci piace, ci affascina e speriamo di poter collaborare sempre di più. Per noi fare una colonna sonora di un film sarebbe follia, meraviglioso. Quindi per adesso stiamo andando magari un po' di più in quella direzione. Anche sempre per il discorso di input, è giusto avere commissioni, è giusto anche forse tenersi un po' vergini dal mio punto di vista a volte, per dire ancora di più quello che ti sta passando solo qua a te. Al di là dell'amore, stiamo lasciando qualcuno con la domanda in bocca? Quanto ci hai pensato per questo? Per tutto il tempo della vostra ultima risposta. Ce n'è ancora una. Maddalena non mi sta ancora fulminando con gli occhi, per cui penso che la possiamo fare. Mi stai fulminando con gli occhi? La facciamo? Vai. È una banalità. Rufus viene in Puglia a luglio. Venite a fare Alleluia con lui? Vi preparo? Sei festival, giusto? Esattamente. Venite allora, vi aspettiamo. E guarda, nel Salento, Melpignano. Sarebbe bellissimo ascoltarlo, farla con lui, difficile. Allora mi permetterò di darti dati dopo. Va bene? Okay. A noi sarebbe, per noi sarebbe bellissimo, veramente. Grazie. Grazie a te. Grazie. A posto così, direi, ascoltiamo un po' di musica? Allora, ci fate, non so in quale ordine, ma l'amore in bocca, ne abbiamo parlato tanto, adesso la facciamo, e ci fate Tutta Vera, che è il vostro ultimo pezzo, esatto. Il singolo estivo, è il tormentone dei Santi Monellesi. La estiva. Perché ogni canzone che esce a giugno o è tormentone o non è. Hai una domanda? No, la devi fare per forza. Vai. Vai. Ah, vuoi cantarci la canzone? Vai. Mi hai lasciato con... Ci sta, ma se a me chiedessero la stessa cosa che stanno chiedendo a te, mi metterei a piangere e scapperei. Invece tu sei lì e stai ridendo, quindi sei un grande. Vuoi venire qua a farla? Cantaci un pezzo. Ah, perché c'era una scommessa? No, è il mio figlio. Ok, non pensavo ci fosse una scommessa in corso. Vai. Ma la sai davvero o non la sai? Sei timido. Però sì, dici che sei timido, quindi è meravigliosa questa cosa. Dai, facciamo insieme. No. Dai. Dopo che l'hanno fatta, secondo me ti viene voglia di cantarla e magari la cantiamo. Facciamo così, mentre noi la suoniamo, esatto, sul palco, visto che è sempre bello per noi, come abbiamo detto prima, sentire le persone che cantano i tuoi pezzi, mentre li suoni, lo cantiamo tutti insieme. Va bene? Così non ti vergogni, sei in mezzo a tutti, non ti sente nessuno. Vai! Dai! Ci ascoltiamo i Santi Francesi! È quello. Questa volta è giusto. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra i tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amore torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo. Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, ci vogliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Lascerò i vestiti per strada, I'm
L'ultima, l'ultima nostra canzone che si chiama Tutta Vera, e poi vi lasciamo andare via. Giuro che non ti perdo, che non è uno scherzo. Radio Medimex è un progetto Puglia Sounds.